Sabato si affrontano la squadra che ha vinto di più in casa contro la squadra che ha vinto di più in trasferta. Ti chiedo che tipo di partita secondo te dobbiamo attenderci? Secondo me dobbiamo attenderci una partita molto difficile, come sono state tutte fino adesso in casa. Siamo stati bravi a interpretare le partite. E non ce l'aspettiamo che sia una partita facile perché giochiamo in casa. E vogliamo la comprensione da parte di tutto, che sarà comunque una battaglia, una partita difficile. Loro giocano magari un po' più spensierati di noi, però noi ce la giochiamo tanto e quindi dobbiamo essere più che altro tutti concentrati. Secondo te, col fatto che la Gianna è una squadra che in trasferta comunque gioca la partita e non si chiude, ci saranno più possibilità per voi di trovare spazi rispetto magari ad avversari che vengono al Mocagata a chiudersi? Ma io penso che al Mocagata abbiamo trovato tutti e due i tipi di avversari, quelli che si chiudevano e quelli che giocavano. Quindi bisogna essere bravi a interpretare i momenti della partita, perché non è detto che una squadra si chiude soltanto e una squadra offende soltanto. Quindi bisogna interpretare bene i momenti giusti della partita, la lettura precisa per cercare di fare i risultati. Tu conosci Sasa Bruno? Sì, siamo stati insieme alla Juve Stabia. Comunque è un giocatore che conoscono tutti, sia in Serie C che in Serie B. Quindi un giocatore che ancora ha i colpi, quindi sta facendo bene. Dobbiamo stare attenti non solo a lui, ma comunque a una buona squadra che ha la Gianemmina. Ecco, una squadra che comunque in questo campionato vi ha dato tanto filo da torcere, sia in Coppa che in campionato. Possono servire queste esperienze per fare bene sabato? Ma quello sicuramente, la Coppa Italia comunque non è che non l'abbiamo affrontata con lo spirito giusto, però noi stavamo in quel momento un attimino pensando di più al campionato perché stavamo andando forti e non la prendiamo come base per la partita. E sì, sicuramente è una squadra che abbiamo giocato di più e quindi lo sappiamo magari come giocano, hanno dei giocatori molto bravi e quindi stiamo preparando nel migliore dei modi per cercare di fare una buona partita. C'è tra i tifosi insomma la volontà di riempire ulteriormente questo Mocagata che già insomma sabato scorso con la Racing in Roma si è rivelato la vostra arma in più, che sensazioni dà questo? Ma noi siamo sempre stati contenti di quei tifosi che diciamo tra le virgolette sono i fedelissimi, noi sappiamo che loro ci saranno sempre e siamo contenti che la gente vorrà venire allo stadio, ma noi siamo veramente contenti di quelli che vengono sempre e ci danno quella mano che ci serve. Però c'è un appello adesso proprio di questi momenti di Orologio Grigio a tutti, dite agli amici, dite anche a quelli che non sono mai venuti, dite a tutta la città di venire allo stadio sabato. Sì, ma noi siamo contenti, se facciamo quanto più gente facciamo meglio è. Però quello che ho detto prima, la gente deve seguire lo spirito di quelli che vengono sempre e darci una mano perché abbiamo veramente bisogno in questo finale di campionato. Tu pensi che queste 4 gare in 13 giorni sono pesanti da affrontare fisicamente anche di testa? Sono questi. Ma io penso che la testa va dopo. Prima ragioniamo contro la Gianemmina per non sprecare troppe energie, quindi la testa secondo me va, si fa una buona prestazione con la Gianemmina e dopo la testa viene da sola. E quindi è molto importante questa di adesso e poi le altre si preparerà dopo.